Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Una delle ricette che adoro fare col finire dell'estate è il pesto di basilico. Mi piace circondarmi di profumi estivi con l'arrivo dell'autunno e prima di pensare alle ricette autunnali mi piace fare sempre delle conserve e una di queste è proprio il pesto. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono il basilico, che come vedete ho già pulito e qui abbiamo solo le foglie, ci serviranno 70 g di pinoli, 100-120 g di grana grattugiato, del sale a piacere, del pepe se lo volete, se vi piace, 3-4 spicchi di aglio e 200 g di olio extravergine d'oliva. La ricetta è veramente semplice e veloce, ma avere qualcosa di fatto in casa da poter utilizzare quando volete non ha prezzo. Mettiamoci subito a prepararla. Pochi accorgimenti ma fondamentali. Una mezz'oretta, un'oretta prima di cominciare a girare la ricetta, ho lasciato le lame del frullatore nel cassetto del freezer. Questo onde evitare, quando frulleremo il nostro basilico, che si surriscaldino le lame e ossidi il basilico, facendo perdere la lucentezza e quel colore bello, verde, brillante che ha il basilico stesso. Ora, i passaggi sono veramente facilissimi e veloci. Dobbiamo andare a inserire il basilico all'interno del boccale. Fondamentale anche quest'altro consiglio che voglio dare: il basilico non si lava. Il basilico si scelgono le foglie più belle, quelle che non hanno macchie, non sono spezzate o rotte, e nel caso si passano ogni singola foglia con un panno. Io l'ho passata con uno strofinaccio pulito. Ora andiamo a finire di inserire foglie. L'aglio. Il formaggio. Io non lo inserisco tutto in una volta, ne inserisco una parte per il momento. Circa metà. I pinoli. Qui ci sono 200 g di olio, in realtà andremo a inserirne metà per il momento, la restante parte mentre frulla. Un pizzico di sale, non vi ho dato la quantità di sale, aggiungetene voi quanto volete, assaggiate man mano mentre frullate il vostro basilico e aggiustate di conseguenza. E ora non ci resta che frullare tutto. È perfetto. Va solo aggiunto ancora un po' di formaggio. E poi non vedo l'ora di preparare la pasta. Ve lo dico. Il nostro pesto è pronto per condire una fantastica pasta oppure per essere conservato in frigo. Il pesto di basilico si può conservare in freezer tranquillamente, lo scongelate e lo utilizzate. In frigorifero si conserva per 2-3 giorni. Mi raccomando, se lo conservate in frigorifero, copritelo con dell'olio onde evitare che la superficie si scurisca. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, se la rifate anche voi mi raccomando aspetto le vostre foto. Ci vediamo alla prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.